Salve a tutti i nostri gentili spettatori, benvenuti, ben ritrovati a questo quarto appuntamento dei I Conti Non Tornano, un programma nato dalla collaborazione tra l'associazione MMT Italia e il portale web di informazione indipendente come donchisciotte.org. Io sono Massimo Antonino Cascone, giornalista e caporedattore di come donchisciotte.org, e insieme a me a mandare questo programma avanti da ben quattro puntate, c'è Sonia Milone, anche lei redattrice di Come Don Chisciotte. Ciao Sonia. Ciao Massimo, un saluto ai nostri spettatori. La puntata di oggi è dedicata ai saldi settoriali, che vuol dire che la spesa dello Stato è la ricchezza dei cittadini. Oggi è con noi Elisabetta Uccello, referente economico di MMT Italia. Ciao Elisabetta, benvenuta. Ciao Massimo, ciao Sonia e un caro saluto a tutti coloro che sono in ascolto. Ciao Elisabetta, è un piacere averti qui. Allora, prima di darti la parola per trattare questo importante argomento, come i nostri spettatori sanno, partiamo subito con il servizio di puntata. Prego, giro dalla regia. Urs Mosler della Modern Money Theory qui a Recanati nel tour della MMT in Italia. Perché Urs Mosler è qui a Recanati? I'm here to promote the message that Sono qui per spiegare che il deficit è troppo basso e per combattere la disoccupazione il deficit deve essere allargato, deve essere reso più grande. Però in tutta Europa e in Italia si dice il contrario, che per migliorare le cose i deficit devono essere abbassati e il debito pubblico deve essere ridotto. I'm here to tell you they could not be Io sono more qui per dirvi che è esattamente il contrario. backwards Se and invece ci ostiniamo con queste politiche, non faremo che peggiorare la situazione. Warren Mosler insieme a Paolo Barnard stanno incontrando centinaia di attivisti, migliaia di persone in tutta Italia. Cosa prova da questo contatto umano? Well, it's been thousands of people now. Ora sono Sì. diventate migliaia di persone. Yeah, I believe we're on the seventh presentation today, and Sì, questa è la nostra settima presentazione. it's been overwhelmingly positive. Ed è stata assolutamente un'esperienza positiva. After listening for an hour, people recognize that we're right and that this is what has to be done. Dopo aver ascoltato per un'ora, le persone si rendono conto che siamo nel giusto, che questa è la verità e che le cose devono cambiare. Qual è il rischio che corre l'Italia se non applica le giuste politiche economiche? What is the risk that Italy is going into if we don't apply the right politics, if we don't apply your theory? Well, the economy will stay about this bad for a very long time until something changes. L'economia rimarrà nella situazione in cui è in questo momento per un periodo molto lungo finché qualcosa non cambierà. And we're witnessing the destruction of the society and the civilization. E quello che sta succedendo, quello che stiamo vedendo, è la distruzione della società, della civilizzazione. Elisabetta, perché la disoccupazione è un crimine contro l'umanità? Perché questa domanda? Partiamo proprio da questa domanda. Questa domanda ce la siamo fatta tutti, ognuno di noi. Perché? Chi più palesemente, chi meno, eppure tu Sonia, tu Massimo, io, tu che sei in ascolto, questa domanda ce la siamo fatti prima o poi. Perché? Perché non c'è lavoro? Non solo. Perché ospedali, scuole, strade cadono a pezzi? Perché c'è precarietà? Perché devo pagare tutto, anche l'aria che respiro, e così tanto? Da dove nasce questa domanda? Questa domanda nasce in noi da una sensazione di qualcosa che manca, ma soprattutto da una certa inquietudine, da una tensione che prima o poi ci porta a guardarci allo specchio e a chiederci senza veli, perché? Soprattutto noi, quarantenni e più, che abbiamo vissuto quel periodo degli anni 70 e 80, in cui il lavoro c'era ed era una certezza. E si poteva anche permettere di chiedere che lavoro vuoi fare nella vita? E permettersi di chiedersi che cosa voglio fare nella vita. In altri termini, si poteva scegliere. E non solo, c'era lavoro per tutti, un lavoro dignitoso, sia nella sua funzione sociale,
la tipologia di lavoro, che nella condizione contrattuale, i salari. Oltre a questo lo stato sociale, che significa scuole, ospedali, servizi pubblici, funzionavano ed erano gratuiti. Insomma, una famiglia di dipendenti, pubblici o privati che fossero, aveva la casa di proprietà, mandava i figli a studiare all'università e faceva pure un mese al mare in pieno agosto. E questo permetteva di avere tempo e serenità, anche per coltivare personalmente le buone letture, le meditazioni filosofiche, il gusto per l'arte, ad esempio, l'esercizio fisico, la vita sociale conviviale e la partecipazione politica. Una vita dignitosa. Ecco, Elisabetta, quello che tu hai descritto è il periodo del boom economico, almeno così è stato definito. Però è stato un caso, una congiuntura occasionale? E poi, se così fosse, cosa è successo? La crisi. Crisi. Che significa? Si tratta sempre di una congiuntura occasionale e incontrollabile? Cioè, vi siete posti anche voi questa domanda, Sonia, Massimo? Beh, sì, certo. Allora, noi ci siamo messi davanti allo specchio e ci siamo messi d'impegno a trovare la risposta. E l'abbiamo trovata. Ma prima, per completezza, è meglio precisare quale non è la risposta. Tutti noi ci siamo detti, è colpa mia. Sono io che non sono abbastanza competitivo? Sono io che non sono efficiente, che non sono abbastanza flessibile? Forse pretendo troppo? Il mondo è cambiato, certo, bisogna essere più veloci, più indipendenti. No, la risposta non è questa, perché io posso essere più formato, più efficiente, più veloce, accettare anche salari più bassi e per questo trovare lavoro più facilmente, ma i problemi restano. Lo stipendio è insufficiente per me e la mia famiglia, i servizi pubblici restano costosi e scadenti e i miei figli non hanno certezza del futuro. Povertà, degrado e delinquenza sono diffusi. Povertà e degrado che creano danni sociali, inenarrabili, irreversibili e che si ripercuotono nelle generazioni. Elisabetta, continuiamo a sentir ripetere dai media: non ci sono i soldi, non ci sono i soldi, non ci sono i soldi. Qual è la causa? La risposta ce la dà la MMT, la scuola di macroeconomia post-keynesiana, e oggi la vediamo bene assieme, sia nella parte tecnica, descrittiva, che nella parte politica, prescrittiva. E la stessa risposta la troviamo proprio nella nostra Costituzione, tra i principi fondamentali. Eccola qui. È l'articolo 3, in particolare il comma secondo. Leggiamolo assieme. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà dell'individuo, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico, il lavoro e sociale, che limitando di fatto la libertà dell'individuo impediscono che cosa? Il pieno sviluppo della persona umana. Allora, entriamo meglio nell'articolo. Se passiamo alla slide successiva, chiedo la cortesia a Giulio dalla regia, affianchiamo alla Costituzione, articolo 3, comma secondo, il concetto di oggi, i saldi settoriali. A sinistra abbiamo il nostro articolo e andiamo a mettere in evidenza la Repubblica, lo Stato, è compito, il dovere della Repubblica, la sua ragion d'essere. Quali ostacoli? Quelli di ordine economico e sociale, abbiamo appena detto il lavoro e lo Stato sociale, e infine il pieno sviluppo della persona umana. A destra introduciamo i saldi settoriali e vediamo due settori. Il settore pubblico, la Repubblica, che chiameremo governo, e il settore privato,
che chiameremo NG per praticità, non governo, dentro al quale ci sono i cittadini e le aziende. Il governo, la Repubblica, dal punto di vista macroeconomico, è soggetto diverso ed esterno al settore privato e questa distinzione è fondamentale. Perché governo e non governo è vero che sono interconnessi, cioè sono legati da una relazione di causa ed effetto, ma sono due settori distinti. Le azioni del governo, il settore pubblico, sono finalizzate a produrre degli effetti in NG, il settore privato. Quali azioni? Rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, lavoro e stato sociale, al fine di garantire il pieno sviluppo della persona umana. In altri termini, l'azione dello Stato, l'azione pubblica, deve essere funzionale esclusivamente alla domanda: come voglio che sia la società? Potremmo anche dire: come bisogna vivere? Certo, Elisabetta, assolutamente, ma come ci si riesce a far ciò? Con la moneta. Ogni volta che il governo spende, crea lavoro e servizi. Elisabetta, come abbiamo visto assieme nella puntata dedicata alla natura della moneta, uno Stato a moneta sovrana non ha limiti di risorse finanziarie, in quanto la valuta moderna non è agganciata né all'oro né a un tasso di cambio fisso con le altre valute. Infatti, solo lo Stato a moneta sovrana può emettere valuta, non quelli che hanno rinunciato ad emettere valuta come l'Italia oggi. Noi ci occupiamo ora dei meccanismi e delle potenzialità di uno Stato emettitore di valuta. Ricordiamo che uno Stato non emettitore di valuta è prono alle decisioni del soggetto che la emette o di altri soggetti che ne dispongono i vincoli. Al giorno d'oggi, dentro l'Unione Europea, sono la BCE e la Commissione Europea, che sono soggetti esterni agli Stati. Torniamo perciò ad uno Stato a moneta sovrana. L'unica situazione in cui uno Stato ha la possibilità di esprimere le proprie potenzialità. L'unica situazione in cui uno Stato ha la possibilità di liberare il potenziale del popolo per realizzare le aspirazioni più alte. Perciò marchiamo quest'altra distinzione fondamentale: coloro che emettono la moneta sono differenti da coloro che la utilizzano. Città, imprese, famiglie, che noi vediamo in NG, sono utilizzatori di moneta, ma il governo non lo è. Coloro che emettono la moneta sono unici e non dovrebbero agire come coloro che la utilizzano. Elisabetta, mi sembra abbastanza chiaro, ma è possibile andare più nel dettaglio di questa distinzione che hai appena fatto? Certo, allora ci aiutiamo con gli schemi. In questa diapositiva, in questa immagine, vediamo che ci sono tre grandi aggregati, tre grandi insiemi. La macroeconomia studia le relazioni tra i grandi aggregati economici ed esistono tre aggregati: il settore pubblico, lo Stato, il settore privato, dove dentro ci sono i cittadini, le famiglie, le aziende, le banche private, e il settore estero, gli altri stati. Vediamo che si tratta di tre insiemi distinti e allo stesso tempo in relazione tra loro da rapporti di causa ed effetto. In particolare noi andiamo ad analizzare i flussi finanziari, i flussi di soldi per capirci, flussi di soldi che entrano ed escono da un settore all'altro e che registriamo in un dato momento. Il saldo di un settore può essere quindi più o meno. Sono tre insiemi. Esistono solo questi tre, non esistono degli altri. Allora, adesso ve la faccio io una domanda. Alla luce degli obiettivi sociali che abbiamo visto prima nel nostro articolo 3, comma secondo della Costituzione. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando la libertà dell'individuo, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Qual è il più importante? Beh, secondo me è il settore privato, quello dove ci sono io, ci sei tu,
C'è la mia famiglia, c'è la tua famiglia, ci sono i cittadini. Esatto, Sonia. E perché? Perché qui dentro ci sono le persone. C'è la comunità viva, come hai detto. Certo, è vero, anche lo Stato è fatto di persone. Pensiamo a tutti i politici, i dipendenti pubblici, ma in macroeconomia noi lo consideriamo come distinto. È il soggetto al servizio della comunità e del popolo. Pensiamo al nostro articolo 1 della Costituzione italiana. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. In un sistema democratico noi decidiamo cosa deve fare lo Stato. Il popolo, quindi dicevamo, è al centro perché è sovrano, che non viviamo in epoca feudale, dove il popolo era schiavo del Signore, giusto? Pertanto, al centro ci devono essere i cittadini, il settore privato, in relazione con lo Stato, il settore pubblico, e con gli altri stati, il settore estero. Concentriamoci ora solo sul settore dei cittadini, il settore NG. Qui, come detto, c'è tutto il popolo e noi tutti qui dentro svolgiamo un'attività. Immaginiamo, c'è chi fa l'operaio, chi l'imprenditore, chi l'insegnante e via dicendo. Ogni istante qui dentro viene scambiato denaro da una persona all'altra. Le transazioni sono tantissime, sono continue. Ma ciò che ci interessa ora è fotografare per un attimo questo insieme. Lo fermiamo e consideriamo che qui dentro ci sono in aggregato, cioè in tutto, 100 soldi. 100. Che fino a questo momento si sono mossi di qua e di là, ma sempre all'interno di questo insieme. Ora lo facciamo ripartire il movimento. I soldi si stanno spostando di qua e di là, da una persona all'altra, e grazie a questi movimenti si stanno producendo altre cose, si modificano degli equilibri, si creano dei nuovi equilibri, e ora lo rifermiamo di nuovo e rifotografiamo la scena. La situazione reale all'interno dell'insieme è cambiata, ma la quantità di denaro sarà sempre la stessa, sempre 100. Passati di mano da un soggetto all'altro, arricchendo di più qualcuno ed impoverendo di più qualcun altro, ma in aggregato sempre 100. Non sono né aumentati né diminuiti. Quindi, c'è stato un arricchimento in generale? No. Non c'è stato un arricchimento in generale in aggregato, ma solo di alcuni, a discapito di altri. E cosa deve succedere, Elisabetta, affinché ci sia un arricchimento, quindi ci sia più denaro? Devono essere creati e messi da un soggetto che è emettitore di valuta. E tu mi starei per chiedere da chi? Certo, esatto. Non dal settore privato, perché qui dentro, in ANG, nessuno, sottolineo nessuno, può creare nuovi soldi al netto. Perché il settore NG non è emettitore di valuta, neppure le banche private, perché è bene comprendere che sono private le banche con cui noi entriamo in contatto. Ma questo poi lo andiamo ad approfondire successivamente nella puntata sul sistema bancario. Quindi dicevo, neppure le banche private possono creare nuova moneta a netto. È necessario dunque che ci sia un soggetto esterno che introduca nuova ricchezza finanziaria, nuovi soldi. Elisabetta, però nell'immagine vediamo che abbiamo altri due insiemi, il settore pubblico e il settore estero. Sì, entrambi possono immettere nuovi soldi, ma hanno natura e finalità molto differenti. Solo il settore pubblico, lo Stato, G, può farlo senza vincoli di emissione e di immissione. Perché, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, infatti, lo Stato a moneta sovrana possiede la fabbrica dei soldi, la banca centrale. Li crea da nulla. Ed è proprio sua, dello Stato. Il professor Luigi Spaventa, professore di economia politica alla Sapienza di Roma, la definì bene. Ramo bancario dello Stato.
Cioè in G, nel settore pubblico, ci sono il Parlamento, il governo con i ministeri, tra cui il Tesoro, gli enti pubblici e la Banca Centrale. Il denaro è una creatura dello Stato. Elisabetta, a questo punto credo sia importante spiegare bene come funziona allora la spesa pubblica, magari se ti è possibile anche facendo qualche esempio semplice. Sì, facciamo un esempio. Si rende necessaria una scuola, serve costruirla, poi assumere personale, acquistare materiali didattici, l'arredamento, il sistema di sicurezza. Allora che fa lo Stato? Lo Stato pianifica il progetto al dettaglio, poi, solo poi, quantifica quanti soldi gli servono. A quel punto ordina a Banca Centrale di emettere quella quantità di moneta, quella che gli serve per fare tutte queste cose, e Banca Centrale la emette. Ma finora i soldi sono ancora qui, in G. Come fanno ad arrivare dal settore governativo G al settore NG, dove ci sono i cittadini? Cioè, come fanno ad essere immessi? Lo Stato allora che fa? Indice un concorso pubblico, assume personale, acquista materiale e lavoro dalle ditte private, tramite bandi di gara ad esempio, costruisce le infrastrutture, eccetera. In altri termini, crea lavoro. Quindi non cadono dal cielo, come si sente spesso dire con l'espressione helicopter money. No, no, crea lavoro. Servizi pubblici e sicuramente pensioni e sussidi agli inabili al lavoro. E allo stesso tempo immette nuova ricchezza finanziaria, nuovi soldi al netto. Questo comporta, non solo quanto evidente, che quindi ci sono persone che si arricchiscono senza detrimento per altri, la comunità si è arricchita di un servizio aggiuntivo, ma anche notiamo un'altra cosa. Notiamo che gli stipendi di coloro che lavorano per lo Stato verranno spesi, si dice, orizzontalmente nelle attività private del settore privato. Cioè, con il proprio stipendio che cosa farà l'insegnante? L'insegnante andrà a fare la spesa, comprerà delle scarpe, andrà al cinema. Quindi capiamo bene che così si attiva e si ravviva un circuito grazie all'intervento dello Stato, che va ad agire laddove è necessario per il bene del paese. L'esempio della scuola vale anche per una rete elettrica, una strada, le fognature, un teatro, eccetera. Ma non solo lavoro. Lo Stato immette nuova valuta anche quando spende in pensioni per tutti coloro che sono inabili al lavoro, che non possono lavorare temporaneamente o no. Perché l'azione dello Stato nel nostro ordinamento non è volta soltanto al sostegno della produzione, ma considera l'essere umano nella sua completezza e gli riconosce la dignità connaturata. Allora adesso io vi cito cosa sosteneva il grande professore ed economista Abba Lerner. La politica fiscale di un governo, la sua spesa, la sua tassazione, deve essere condotta prendendo in considerazione esclusivamente i risultati di questa azione sull'economia e non in base a vincoli di bilancio prestabiliti. Elisabetta, abbiamo affiancato il termine spesa pubblica con il termine politica fiscale, che io forse da ignorante abbino alle tasse. Puoi chiarirci meglio questo passaggio? Giusto, spieghiamoci meglio. Precisando prima che la spesa dello Stato si chiama debito pubblico. Si chiama così perché, lo vediamo nell'immagine, è un termine puramente contabile, cioè il debito che il Ministero del Tesoro contrae direttamente con la propria banca centrale. Ribadisco, è un termine puramente contabile che non dovrebbe uscire da quell'ambiente. Ed è un debito che non deve essere restituito, perché Tesoro e Banca Centrale sono due soggetti interni allo Stato. Si può dire che si tratta di un debito che lo Stato contrae con se stesso. Il calcolo del debito pubblico consta nel quantificare tutti i soldi che lo Stato ha speso da quando esiste,
cioè la spesa complessiva dello Stato da quando? Dall'anno zero. Il deficit dello Stato o disavanzo, invece, è la differenza tra la spesa dello Stato e le entrate che provengono dalla tassazione quando la spesa pubblica è maggiore degli introiti delle tasse. Il surplus dello Stato o avanzo è al contrario la differenza tra la spesa dello Stato e le entrate che provengono dalla tassazione quando la spesa pubblica è minore degli introiti delle tasse. Questa doppia leva, spesa pubblica e tassazione, si chiama politica fiscale ed è uno strumento di politica economica che permette allo Stato di andare a modellare ex post la spesa pubblica attraverso la tassazione, imposizione fiscale. Dopo cioè che i soldi sono stati immessi nel settore privato, cioè di dirigere i comportamenti dei cittadini imponendo le tasse. Vedremo poi nella puntata dedicata alle funzioni della tassazione e quanto essa è fondamentale non per finanziare lo Stato, ma esclusivamente a fini sociali. Intanto sentiamo dalla voce del professor Warren Mosler, uno dei massimi esponenti della MMT, nonché fondatore della scuola MMT. Prego Giulia. With macroeconomics, you can understand the limits. And then with microeconomics, you understand everything that happens inside of those limits. So macroeconomics might put you in this room, and then micro would be everything that happens inside the room. And 100 dogs into the room to get some bones, and there's only 95 bones. Now you've got a macro problem, a structural problem. Five of those dogs aren't going to get any bones. Now the microeconomist and the psychologist will take those five dogs out, and they'll examine them, and then they'll say, okay, they need more training, we need structural reforms, they need exercise, and they'll exercise them and train them and teach them how to bite hard and chase bones. And then they run the experiment again, and they send those dogs in again, and sure enough, the next time, those dogs get bones. What they forget is there's gonna be just five other dogs that don't get bones because there's a macro problem. It's good to have better dogs, stronger dogs, faster dogs, but if the problem is you're short five bones, then you're short five bones. There's nothing the micro can do about it. Quindi prima lo Stato spende e solo dopo tassa. Quindi Elisabetta, ci vuoi dire che le tasse non servono a finanziare la spesa pubblica? Certamente. E il professor Warren Mosler è stato chiaro. Prima lo Stato spende e solo successivamente tassa. Altrimenti come farebbero i cittadini a procurarsi soldi per pagare le tasse? Vediamo i tre casi. Il caso 1. Lo Stato spende 100 e tassa 90. Restano al netto 10 nel settore privato. NG, i cittadini, è più ricco. Abbiamo detto che questo saldo si chiama deficit statale. Il deficit di G del settore pubblico è il surplus di NG, il settore privato. Caso 2. Lo Stato spende 100 e tassa 110. NG è più povero di 10. Abbiamo detto che questo saldo si chiama surplus. Il surplus del settore governativo è il deficit del settore privato NG. Caso 3. Lo Stato spende 100 e tassa 100. NG non si è né arricchito né impoverito e questo saldo si chiama pareggio di bilancio. Ora, nel caso 2 e 3, come fa il settore dei cittadini ad avere più soldi, visto che lo Stato non li fornisce? Certo, mi sembra lineare come ragionamento, però come possiamo vedere anche dalle slide manca all'appello il terzo insieme, che è quello estero. Quindi possiamo immaginare che venga da lì? Sì, il settore estero, cioè gli altri stati e il resto del mondo. Vi si riconosceranno gli imprenditori all'ascolto che lavorano in questo settore? L'export. Le ditte che vendono merci agli acquirenti stranieri ed ottengono in cambio moneta.
Questo è l'altro modo per arricchire il settore dei cittadini. E si ha quando le esportazioni superano le importazioni, cioè quando noi esportiamo più di quanto importiamo. Ma il meccanismo e gli effetti sono molto, molto differenti dal meccanismo e degli effetti della spesa pubblica statale che crea dal nulla la moneta. Questo perché, facciamo un esempio, affinché a parità di tipologie e qualità il prodotto italiano, facciamo un'automobile, sia preferito dall'acquirente francese al prodotto francese stesso, è necessario che sia più conveniente, che costi di meno, insomma, più competitivo. Che cosa succede allora? L'imprenditore italiano, sempre a parità di tipologie e di qualità di prodotto, risparmierà in primo luogo sul costo del lavoro, sugli stipendi. Salari più bassi e o minor quantità di personale. Personale che sarà costretto ad accettare condizioni lavorative peggiori per non perdere il posto di lavoro. I lavoratori dovranno essere più efficienti. Allora, salari più bassi e o minor quantità di personale. Personale che sarà costretto ad accettare condizioni lavorative peggiori per non perdere il posto di lavoro. I lavoratori dovranno essere più efficienti e accettare stipendi più bassi in nome della competitività aziendale internazionale. È chiaro che l'impatto sociale è gravemente negativo? È tremendo. Senza una politica di piena occupazione, un paese deve subire tutto ciò. Con una politica di piena occupazione non c'è bisogno di preoccuparsi per importazioni di troppo rispetto alle esportazioni. In aggiunta, il settore estero è sempre un punto di domanda. Perché? Perché se compare sulla scena del commercio internazionale una nuova economia che esporta a beni a prezzi più bassi, ecco che gli importatori vireranno subito verso di essa e a noi ci lasciano a bocca. Ma Elisabetta, non ho capito bene, cosa vuoi dire? Che esportare è un male? No, non significa questo, ma senza dubbio centrare un'economia nazionale prevalentemente sulla dipendenza dalle esportazioni a causa della mancanza di intervento del settore pubblico espone la società a conformare la propria vita alla schiavitù del mercato. Ma senti Elisabetta, si può verificare il caso che NG si arricchisca sia grazie alla spesa pubblica che alle esportazioni o no? Sì, certo, di norma funziona proprio così. Però non può mai essere possibile che i tre settori, G, NG ed estero, siano tutti e tre contemporaneamente a saldo positivo, tutti e tre più, o tutti e tre contemporaneamente a saldo negativo, tutti e tre meno. La somma dei tre settori deve essere zero. L'equazione di Godley ci dice che saldo del settore privato nazionale più saldo del settore pubblico nazionale più saldo del settore estero deve essere zero. Bene, direi che in chiusura di questa puntata possiamo dire che ci portiamo a casa dei concetti spiegati in maniera molto semplice, di questo ti ringrazio, ma davvero importanti. Uno su tutti, lo Stato deve intervenire nell'economia per creare ricchezza, ricchezza finanziaria che, come abbiamo detto, attiva la comunità secondo un modello ben preciso che, come ci dicevi tu, si trova nella Costituzione. Sì, rileggiamolo, l'articolo 3, comma secondo, che è chiarissimo. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. È compito della Repubblica. Creare lavoro e stato sociale è compito della Repubblica. Perché lo Stato è stato creato per assolvere a dei compiti seri e reali. Piena occupazione, pieno stato sociale e pieno benessere. E mi permetto, prima di salutarci, un ultimo passaggio
che va ad avvalorare autorevolmente quanto finora abbiamo detto sull'importanza dello Stato quale creatore di lavoro. E mi riferisco ai nostri padri costituenti e alle considerazioni che in sede di redazione dell'articolo 1 della nostra Costituzione hanno portato all'approvazione del meraviglioso articolo 1 della nostra Costituzione sono state svolte in particolar modo da Aldo Moro. Aldo Moro, nella seduta del 13 marzo del 1947, definiva il lavoro un rapporto collettivo, un diritto sociale, e diceva: il lavoro è impegno dello Stato. Immettere lavoro, elevare il lavoro, dare accesso in modo reale, pieno e costruttivo alle forze lavoratrici del nostro paese. Aldo Moro, nel 1947, in sede di redazione dell'articolo 1 in Assemblea Costituente. Ed inoltre, tutto si è fatto e si farà con il lavoro, nulla con preziose materie prime vendute all'estero, nulla con fortunate guerre di conquista, nulla attraverso mantenute posizioni egemoniche. Dal pane alla gloria senza confini della nostra civiltà artistica, il lavoro afferma il carattere pacifico della nostra Repubblica. Beh, ed ecco allora che ritorna quel concetto di inizio puntata, che la disoccupazione è un crimine contro l'umanità, contro i cittadini. Elisabetta, grazie mille per questo interessante quanto importante approfondimento. Sonia, direi che la puntata è andata benissimo. Che ne pensi? È stata molto molto interessante, ho capito molte cose, piano piano seguendo le puntate capirò e finalmente mi darò una cultura economica per capire quello che sta succedendo in Italia. Ci vediamo la prossima puntata, che sarà importantissima perché riguarda le tasse. Non mancate. E allora, grazie Elisabetta per essere state qui. Grazie a voi Massimo, Sonia e Giulio e a tutta la redazione di Come Don Chisciotte. State facendo un lavoro meraviglioso e si vede che lo svolgete con impegno e con il cuore. Allora, prima di salutarci, io ricordo che tutte le puntate saranno visibili in differita sui canali YouTube e Rumble di Come Don Chisciotte. Inoltre, se avete dubbi su questi temi economici che stiamo trattando, potete inviare delle domande all'indirizzo email mmtitalia@mmtitalia.info e nell'ultima puntata di questo nostro percorso cercheremo di rispondere a tutti i dubbi più importanti.